prodotti di abbigliamento, quindi borse, borselli, camicie, giacconi e quant'altro, sempre di marche appunto particolarmente famose e costose. Vendevano online borse, vestiti, accessori all'ultima moda, ma tutti rigorosamente falsi. Così sono finiti nei guai tre rivenditori, due aretini e un campano, risultati gli autori di una ben organizzata macchina di compravendita di prodotti di alta moda contraffatti. Da diverso tempo stavamo svolgendo alcune indagini, principalmente orientate sul mercato della contraffazione, che si muove attraverso la linea internet. Praticamente è stato possibile individuare un soggetto di origine campana che di fatto approvvigionava dei soggetti aretini che poi rivendevano attraverso il mercato online dei prodotti contraffatti delle, insomma, note griff italiane e estere. Sono stati denunciati appunto per la contraffazione e ricettazione. Sono stati sequestrati 1000 prodotti che sul mercato avrebbero fruttato dagli 80 ai 100.000 euro. La merce si trovava nel territorio aretino e poi parte della merce, altra merce, è stata trovata al soggetto di origine partenopea che di fatto era un punto di approvvigionamento. Le indagini sono partite dai controlli effettuati dalle Fiamme Gialle su internet, in particolare sui social network. Sono stati appunto individuati alcuni soggetti che postavano foto, numerose foto appunto di questa tipologia di prodotti, visto il prezzo, visto che questi prodotti seguono delle linee particolari, quindi dei soggetti autorizzati alla vendita di questi prodotti, si è arrivati a considerare quei prodotti contraffatti.